Settore ortofrutticolo ed agrumario, siglata l'ipotesi di accordo di rinnovo del contratto nazionale scaduto nel 2019, applicato ai 60.000 addetti del settore. L'intesa, siglata dai sindacati di categoria FLAI CGIL, FISASCAT CISL e UIL TUCS e l'associazione imprenditoriale di settore Fruitti Imprese, ora sottoposta alla consultazione dei lavoratori, ha vigenza retroattiva con decorrenza dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2023. Il rinnovo definisce un aumento salariale di 68 euro al sesto livello a regime, pari al 4,77% in più rispetto all'aumento salariale definito con il precedente contratto, e sarà erogato in 4 tranche dal mese di dicembre 2020. Molte le novità introdotte con il rinnovo, a cominciare dall'inserimento di un articolato volto a debellare la violenza e le molestie perpetrate nei luoghi di lavoro, condotta che costituisce espressa violazione degli obblighi contrattuali, con il ruolo affidato alle pari opportunità di individuare un codice di comportamento ad hoc, mentre iniziative di informazione, formazione e prevenzione saranno concordate tra le parti a livello aziendale e regionale. Attenzionato anche il tema della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, con un chiaro richiamo alla normativa vigente su salute e sicurezza. Il rinnovo aggiorna il sistema di classificazione. Passeranno al sesto livello i lavoratori stagionali che abbiano prestato servizio per almeno 40 mesi, anche frazionati in 5 anni civili. I lavoratori a tempo determinato, che effettuano presso la stessa azienda più di 190 giornate di effettiva presenza, avranno diritto al rapporto di lavoro a tempo indeterminato con prestazione ridotta annuale, il cosiddetto part-time verticale ciclico. Introdotto il diritto alla riassunzione per i lavoratori stagionali che abbiano maturato ed esercitato il diritto di precedenza, nel contratto di assunzione sarà inserita l'informativa con le modalità telematiche riscontrabili. L'orario normale di lavoro effettivo è stabilito in 40 ore settimanali, 5 giorni su 7. Eventuali eccezioni saranno concordate a livello aziendale, con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali o dei sindacati territoriali. Il rinnovo demanda alla contrattazione di secondo livello la regolamentazione di forme di convertibilità degli straordinari, indennità e premi di produzione in ore di permesso per assistere familiari non autosufficienti. Riconosciuto anche il ruolo strategico della formazione professionale, le ore di formazione continua possono essere definite anche a livello aziendale con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali e dei sindacati territoriali. Il nuovo contratto introduce anche l'obbligatorietà del refettorio nei luoghi di lavoro e istituisce la banca delle ore solidali, con la possibilità di cedere ai lavoratori bisognosi fino a 10 giorni di ferie e permessi. Soddisfazione in casa FISASCAT: l'ipotesi di rinnovo è soddisfacente sia per la tutela salariale che per le novità normative che ampliano le tutele per le lavoratrici e i lavoratori anche rispetto ai temi della salute, della sicurezza e della formazione professionale, ha dichiarato il segretario nazionale Vincenzo Dell'Orefice e il segretario generale della federazione Davide Guarini. A sottolineare la valenza di un rinnovo contrattuale definito nell'attuale congiuntura economica e sociale, in un settore che riflette inevitabilmente degli effetti della crisi economica generata dalla pandemia. Imprese di pulizia, servizi integrati e multiservizi, prosegue la mobilitazione per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da oltre 7 anni, nell'ambito dello stato di agitazione nel rispetto delle misure anti-Covid. I sindacati di categoria, FICAMS, CGL, FISASCAT, CISL e UIL Trasporti, continueranno a promuovere assemblee attivi nei luoghi di lavoro, oltre a iniziative di mobilitazione più incisive, anche di denuncia sulle condizioni di lavoro nel sistema degli appalti pubblici, prevalenti nel settore dove la logica del massimo ribasso si traduce con la riduzione dell'orario di lavoro e delle retribuzioni. Lo sciopero del 13 novembre, ampiamente partecipato, ha prodotto un primo risultato positivo nella riattivazione del dialogo interrotto dal mese di settembre, ma che ancora non si è tradotto in una svolta concreta della trattativa. Le associazioni datoriali del settore, ANIP, Confindustria, Conf Cooperative Lavoro e Servizi, Lega Coop Produzione e Servizi, Union Servizi Confapi, AGCI Servizi, hanno comunicato ai sindacati la volontà di concludere il percorso in tempi brevi, ma al contempo hanno continuato ad esplicitare la necessità di discutere di argomenti che intervengono negativamente su diritti e retribuzione, stigmatizzano i sindacati in un comunicato congiunto. Questo mese e mezzo di mobilitazioni, conclude la nota congiunta, hanno riconfermato e fatto crescere nei lavoratori la consapevolezza dell'importanza del contratto nazionale e della loro capacità di sostenere la lotta per arrivare ad ottenere il riconoscimento tangibile del loro lavoro.
Vigilanza privata e servizi fiduciari, l'Assemblea nazionale dei rappresentanti sindacali e delle strutture, Filcams, Fisascat e Wiltux, ha preso atto negativamente dell'andamento del negoziato per il rinnovo del contratto nazionale scaduto da ormai 5 anni. La CISE ha deciso la proclamazione dello stato di agitazione e ha dato mandato alle segreterie nazionali ad intraprendere iniziative di mobilitazione, nonché azioni vertenziali e l'avvio di una campagna di informazione alla cittadinanza e di denuncia alle istituzioni sulla situazione del settore. In un comunicato congiunto l'Assemblea stigmatizza la ritrosia delle associazioni datoriali, il cui unico obiettivo è la conservazione, persino il peggioramento delle norme del rapporto di lavoro con la negazione di qualunque riconoscimento salariale, osteggiando il rinnovo del contratto nazionale fin dall'avvio delle trattative, invocando l'alibi della situazione emergenziale, un tentativo inaccettabile, offensivo nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, che si aggiunge alle pretese manifestate in precedenza di introdurre ulteriore precarietà nel rapporto di lavoro e negare il riconoscimento della professionalità. Una strategia perseguita da anni che ha portato il settore a ridursi ad una giungla selvaggia nella quale livelli di concorrenza imbarbariti, appalti al massimo ribasso, pirateria contrattuale, violazioni di norme per l'esercizio dell'attività si ripercuotono sulla vita delle guardie particolari giurate degli addetti alla sicurezza, chiamati ad un impegno straordinario nell'attuale congiuntura pandemica. Settore sport, i sindacati di categoria SLC, CGL, Fisascat, CISL e Wilcom e le federazioni del lavoro atipico, Felsa, CISL, Nidil, CGL e Wiltemp, hanno inviato una nuova lettera al ministro dello sport e delle politiche giovanili Vincenzo Spadafora. La richiesta unanime dei sindacati verte sull'avvio di un confronto sulla riforma paventata nei mesi scorsi e approdata in Parlamento nelle ultime settimane. Nella missiva i sindacati hanno esposto le disfunzioni segnalate dai lavoratori in relazione alla procedura prevista per la richiesta delle indennità, bonus e ristori attraverso il sito dedicato, a cominciare dalle problematiche di contatto e di accesso, fino alle difficoltà sulla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e alla incompatibilità con altri bonus erogati dallo Stato per l'accesso ai quali, con riferimento ai nuovi codici Ateco inseriti nel decreto ristori, si chiede di conoscere le modalità di invio della richiesta e l'importo erogato, nel riconfermare l'opportunità condivisa di realizzare una riforma strutturata del settore che riconosca a pieno titolo il lavoro nel mondo dello sport, che preveda per tutti i lavoratori diritti e tutele. I sindacati ribadiscono la necessità di riattivare il confronto anche a seguito dell'invio dell'ultima bozza del testo unico dello sport, sulla quale sono state poste osservazioni ed avanzate proposte specifiche a tutt'oggi senza alcun riscontro. FIST CISL è proseguito in modalità videoconferenza il gruppo di lavoro dei giovani under 35, protagonisti della conferenza promossa nel mese di febbraio a Milano poco prima dell'inizio della fase pandemica. L'iniziativa è finalizzata a strutturare il percorso di coinvolgimento dei giovani nell'attività sindacale e contrattuale realizzata dalle federazioni di seconda affiliazione Fisascat CISL e Felsa CISL in uno scenario contrattuale contraddistinto da sfide sempre più globali dall'emergenza pandemica fino ai rapidi mutamenti del mercato e dell'organizzazione del lavoro. I coordinatori regionali del progetto, a confronto con il segretario generale della FIST, Davide Guarini, i segretari nazionali Mattia Pirulli e Aurora Blanca e il presidente di ADAPT, Emanuele Massagli, hanno esaminato il documento di sintesi sulla proposta operativa della seconda fase del progetto. In particolare, il gruppo di lavoro ha individuato gli argomenti di approfondimento che sviluppano i temi affrontati nella prima fase: appartenenza, rappresentanza, comunicazione, contrattazione e welfare. IKEA si è svolta in modalità videoconferenza la riunione dell'Allianz promossa dal sindacato internazionale Unicommerce Global Union. La CISE, alla quale ha preso parte anche una delegazione FIST CISL con la segretaria nazionale Fisascat Aurora Blanca, ha analizzato l'impatto della pandemia da Covid e i livelli di sindacalizzazione nella multinazionale in tutto il globo. La riunione ha preso in esame anche l'esposto dell'OCSE nei confronti di IKEA, a fronte del quale si iniziano ad intravedere spazi per la definizione di un accordo quadro mondiale volto a rafforzare le relazioni sindacali. In esame anche le azioni poste da IKEA finalizzate alla salvaguardia reddituale e contributiva dei lavoratori e alle misure di sicurezza volte a contenere il contagio da Covid. Al centro del confronto anche l'impatto dell'e-commerce sul business della multinazionale e i risvolti sulle risorse umane. La delegazione italiana ha evidenziato i dati occupazionali della multinazionale nel bel paese con 7.095 co-worker, mettendo in risalto la necessità di rafforzare politiche di facilitazione ai processi di crescita
e percorsi di carriera paritetici tra generi, tema di rilievo della piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto aziendale presentata ai vertici del colosso svedese, dove vengono proposte misure di welfare contrattuale tese a facilitare la reale inclusione delle donne, per lo più occupate nei livelli intermedi con contratti part-time, non sempre rispondenti alle scelte della popolazione lavorativa. La CISE internazionale ha espresso solidarietà ai sindacalisti di Castorama in Polonia, licenziati per l'attività di rappresentanza sindacale e di tutela dei lavoratori. Turismo: si è svolta in modalità videoconferenza l'assemblea generale promossa dall'EFAT, la Federazione Europea dei Sindacati dell'Agricoltura, Alimentazione e Turismo. La CISE, finalizzata ad individuare politiche di intervento da proporre prima ai rappresentanti delle imprese turistiche e poi alle istituzioni europee, ha analizzato l'impatto della pandemia da Covid nel settore in tutta Italia. Il coronavirus ha generato una profonda crisi congiunturale dei servizi di accoglienza turistica bloccati in tutti i paesi europei per via delle restrizioni adottate dai diversi governi per contrastare il contagio. L'assemblea EFAT ha rimarcato la necessità di adottare adeguati provvedimenti di tutela del reddito, anche volte al mantenimento dell'occupazione, che comincia a sfaldarsi in alcune nazioni nelle quali non vige il divieto di licenziamento, come invece concordato dai sindacati confederali con il governo italiano fino al 31 marzo 2021. Si è poi convenuto di proporre al Parlamento europeo di concentrare nei futuri investimenti previsti per affrontare la pandemia sanitaria da Covid sul rilancio del turismo, sostenendo le imprese nei progetti di riqualificazione e formazione professionale, con una forte spinta verso la digitalizzazione e maggiore occupazione anche del genere femminile. Tutto ciò deve avvenire in un quadro a medio e lungo periodo di tutela sociale, in un nuovo turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. La FIST CISL, presente all'assemblea con la funzionaria della FISASCAT, Elena Vanelli, ha portato il proprio contributo auspicando un'azione sindacale europea unita e solidale, ma soprattutto con un indirizzo di giustizia sociale, di ripresa dell'occupazione dell'affermazione dei diritti nel lavoro in questo importante settore. L'assemblea EFAT è stata anche l'occasione per sostenere la campagna promossa dal sindacato europeo ETUC e TUFS, iniziata il 23 novembre con il leitmotiv More Democracy at Work, più democrazia al lavoro, volta a sollecitare la Commissione europea e gli Stati membri ad agire immediatamente per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori all'informazione, alla consultazione, alla partecipazione nella massiccia ondata di ristrutturazione aziendali in corso. Cura e assistenza alla persona: si è svolta in modalità videoconferenza la tavola rotonda organizzata da AZSA, la Federazione Sindacale Argentina del settore dell'assistenza alla persona, finalizzata ad avviare una collaborazione internazionale volta alla definizione di un contesto normativo di riferimento sulla regolarizzazione del rapporto di lavoro di assistenza domiciliare alla persona. Sotto l'egida di Unicare, Global Union, la Confederazione Mondiale dei Sindacati del settore, il progetto parte dalla condivisione delle esperienze già presenti nei paesi più impegnati socialmente nel settore, come Argentina, Italia, Spagna, con la manifesta volontà di portare il cosiddetto lavoro informale, che si svolge tra le mura domestiche, alla dignità di lavoro riconosciuto, sia economicamente che soprattutto socialmente. L'invecchiamento della popolazione, con oltre 200 milioni di nuovi anziani stimati nei prossimi anni, e la necessità di incremento del numero di addetti nel settore, sono le basi su cui impostare il lavoro di organizzazione del comparto, in crescita esponenziale in tutto il mondo. Per la FIST CISL hanno preso parte Pierangelo Raineri, anche vicepresidente di Unicare Global, e Dario Campeotto, funzionario della FISASCAT nazionale. La delegazione italiana ha illustrato l'esperienza italiana e le difficoltà riscontrate dai lavoratori nella fase pandemica e nel lockdown. In particolare sono stati illustrati i dettagli del recente rinnovo del contratto nazionale del lavoro domestico, applicato ai circa 860.000 lavoratori regolarizzati, e il prezioso apporto fornito dalla bilateralità settoriale con i due enti bilaterali e Bincol e Cassa Colf. Il TG Lab è consultabile anche sul TGR Lab e sui canali social Facebook, YouTube e Twitter. Grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima settimana. Fondo Forte finanzia la formazione continua dei tuoi dipendenti. Per il 2020-2021 ha stanziato 83 milioni di euro per fare formazione a costo zero. Con Fondo Forte la tua impresa può presentare piani formativi personalizzati con un supporto rapido e costante. 130.000 aziende hanno scelto la formazione finanziata da Fondo Forte, sostenendo la crescita professionale dei propri lavoratori. La formazione continua è un valore. Formiamo un'Italia più forte.